Nino sentiva solo il suo pianto. E più lo sentiva, più si allarmava, perché in TV hanno detto soltanto che c'è stato un attentato a Falcone e alla moglie e che entrambi sono gravemente feriti. «Mi rispondi, Paolo», insisteva, «rispondimi, come sta Giovanni?» E allora Paolo gliel'ha detto. «È morto un minuto fa, tra le mie braccia». Nino non ha risposto a nulla. C'è stato un tonfo. Poi è caduta la linea. Un colpo d'occhio straordinario al Pincio di Fano, gremito di gente che non è voluta mancare all'incontro con Roberto Saviano, ospite di Passaggi Festival. Lo scrittore è arrivato mercoledì pomeriggio con la scorta, ha conversato con Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, ad accompagnarli un pubblico eterogeneo, rispettoso ed attento di fronte alla trattazione di un tema non facile come quello della lotta alla mafia. Solo è il coraggio, questo è il titolo del romanzo di Roberto Saviano. Quale significato racchiude? È il tentativo di scrivere la vita di Giovanni Falcone sotto forma di romanzo. Attenzione, nulla è inventato, infatti ogni capitolo ha la bibliografia. E racconta come Giovanni Falcone scelga il coraggio si sceglie, non si nasce muniti di coraggio. Ed è una storia incredibile, la storia incredibile del pool antimafia, la storia incredibile di un uomo tradito e lasciato solo. Un uomo coraggioso che fino alla fine spera di poter, con lo strumento del diritto, cambiare il paese in cui vive. Lei dice il coraggio si sceglie, non è una cosa scontata, è facile? No, non è facile. E cos'è coraggio? È coraggio innanzitutto un discernimento, quello che è bene e quello che è male. E una volta riconosciuto il bene, sceglierlo indipendentemente dalle conseguenze. Non è una cosa facile. Per questo, quando si sceglie il coraggio, spesso si rimane soli. Però è anche vero che se deroghi, cioè se non scegli di essere coraggioso, cioè se decidi di intraprendere la strada più protetta, solo in apparenza ti stai difendendo. In verità perdi il senso della tua vita stessa. Quindi il coraggio, e questo Falcone l'ha insegnato, lo scegli anche perché stai scegliendo te stesso, il senso per cui la tua vita ha assunto significato. Partecipato anche l'appuntamento con il prefetto ed ex capo della polizia Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica. Naufragi e nuovi approdi, un libro nato da una grande tragedia, nonché una riflessione su un tema più che mai attuale. Da cosa è stata motivata la scelta di questo libro? Beh, innanzitutto il libro si colloca al decennale dell'evento. Avevo ricevuto qualche sollecitazione a scrivere qualcosa e ovviamente scrivendo della Concordia è diventata anche l'occasione per fare una riflessione sul Servizio Nazionale di Protezione Civile che purtroppo, come spesso accade nel nostro paese, ci si accorge dell'importanza e delle criticità soltanto quando poi avvengono eventi tragici, senza tenere in debita considerazione che questi sono sistemi complessi, articolati e che hanno bisogno anche di una manutenzione e di un'attenzione che va al di là degli eventi calamitosi o delle tragedie che li pongono alla ribalta e all'attenzione dell'opinione pubblica. È seguito in piazza 20 settembre l'incontro con il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano, che ha presentato Tromboni, tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca, edito da Rizzoli. Questa sera la presentazione del suo libro. Chi sono i Tromboni e che cosa l'ha spinto a parlarne? I Tromboni sono quelli che hanno sempre la verità in tasca. E si sono moltiplicati negli ultimi 2 anni e mezzo che abbiamo vissuto da un'emergenza all'altra, quelli che comparivano sulle TV a dare ricette preconfezionate si sono moltiplicati. E io penso che anche di fronte all'emergenza invece sia necessario continuare a pensare con la nostra testa, esercitando l'arte sovrana del dubbio. E io spero di aver scritto questo libro per fare un piccolo manuale di autodifesa dai tromboni, quelli che si presentano con le verità in tasca per fregarci e quindi per dare la possibilità a tutti di continuare anche attraverso le emergenze e le difficoltà, ma fare la cosa più bella che sia, che credo si faccia
regolarmente su questa piazza, cioè di pensare con la propria testa. Quindi io vado a individuare i tromboni dall'economia all'ambiente, alla scienza, quanti ne abbiamo visti, al giornalismo, quindi facendo anche un po' di sana autocritica, cercando di raccontarlo in modo divertente, in modo che possa essere anche, si possa leggere anche sotto l'ombrellone, ma che dia, ecco, appunto uno stimolo in un periodo in cui abbiamo sentito tante verità, pensieri unici, un conformismo. Io dico sempre, è un periodo in cui tutti suonano le trombe, no? Perché è facile suonare le trombe, e invece forse se impariamo a suonare i tromboni evitiamo di rimanere trombati.